Benvenuto a Intelligenze Naturali da me, da Mr. Pollo Vaclavic. Una delle nuove figure lavorative emerse con l'esplosione dei dati e dell'intelligenza artificiale è quella del data scientist. Sarebbe? Facciamo chiarezza su chi è e che cosa fa. La data science è una disciplina che si trova all'intersezione tra informatica, statistica e economia. Il data scientist è un professionista che, a partire dai dati disponibili e utilizzando la data science, deve generare valore per una qualche organizzazione. Negli annunci di lavoro dedicati ai data scientist spesso è come se cercassero più una squadra di persone piuttosto che una sola. Nella realtà dei fatti, persone che sanno utilizzare a livello professionale tutte queste competenze sono rare come unicorni e soprattutto costano molto di più di quanto chi ha postato gli annunci è disposto a pagare. A mio avviso è molto più costruttivo, sia per chi cerca un data scientist, sia per chi vuole diventarlo, fare riferimento ad almeno quattro figure diverse che al momento vengono confuse sotto il ruolo di data scientist. Ah però, bravo! Il data engineer è una figura legata soprattutto all'informatica e alla gestione di grandi quantità di dati. È in grado di gestire i famosi big data, cioè quantità di dati tali che è necessario per gestirli, avere a disposizione una rete di computer, un cosiddetto cluster. Deve essere bravo a inserire i modelli di machine learning all'interno di un'architettura esistente, che è un aspetto trascuratissimo ma essenziale. Le tecnologie chiave per il data engineer sono Hadoop, Spark, in generale tutto quello che ha a che fare con i cluster e il calcolo distribuito, anche le GPU. Tra i suoi hobby leggo inseguire le pollastrelle. Il data analyst, che è una figura presente sul mercato da un sacco di tempo e che ha il compito di legare le esigenze imprenditoriali alle attività legate ai dati. È una figura quindi più manageriale, più legata all'economia. Le tecnologie chiave per un data analyst sono gli spreadsheet, quindi Excel, i fogli di calcolo, le presentazioni. In generale deve saper comunicare sia con il management sia con chi poi fa invece guerra in trincea con i dati. Per quanto riguarda il livello di inglese, lei dichiara I am a potato. Ricercatore. Queste sono persone che hanno una esperienza di ricerca effettiva in accademia e che si sono date all'industria. Di solito sono matematici, fisici, persone che hanno fatto statistica, ma si trovano anche biologi, psicologi e tutta un'altra serie di ex ricercatori. Le tecnologie con cui hanno a che fare sono legate all'ecosistema scientifico. Se prendi ad esempio Python, abbiamo Pandas, Scikit-learn, Keras, TensorFlow, Python Monte Carlo, eccetera. Vedo che lei si è laureato in scienze delle merendine. L'esperto di visualizzazione dati. Questa qui è una figura ancora poco considerata ma essenziale. Ha il compito di portare alla superficie quelli che sono i risultati del team di data science. E dal punto di vista tecnologico hanno a che fare con lo sviluppo di dashboard interattive per il web, quindi tutto quello che è JavaScript, D3, React, anche Angular. Qui mi scrive che nel 1998 l'hanno licenziata perché ha alzato la cresta. Quindi veniamo ai consigli pratici, innanzitutto per chi sta cercando un data scientist. Prima di cercare persone che sanno fare queste cose, fate un audit sui dati a disposizione e cercate di immaginare quello che volerci fare. Cercate tra le figure che ho esposto quelle che si avvicinano di più a quello che vi serve. Non mettete uno chef a pelare le patate. Vi consiglio inoltre di non esagerare con la richiesta di competenze, a meno che non siete disposti a pagarle. Dove si vede tra 5 anni? Per chi invece vuole diventare un data scientist ho altri consigli. Innanzitutto scegli una nicchia su cui specializzarti, una nicchia in termini di mercato di riferimento, ad esempio retail, trasporti. Oppure specializzati su una funzione aziendale come il marketing. Oppure specializzati su un tipo specifico di dati testuali, dati geografici. Insomma, perlomeno inizialmente scegli una nicchia e concentrati su quella perché ti aiuterà a penetrare il mercato e a costruire il tuo network. Non spaventarti di fronte alle tue lacune perché sono professioni nuove e non ci sono in realtà tutti questi professionisti a disposizione, c'è tanto spazio per chi vuole imparare. Quindi specializzati quanto puoi, almeno per iniziare, continua a studiare tutta la vita con passione, curiosità e cercando di restare umile. Mr. Vaclavic, io penso che il suo profilo sia molto interessante. Se hai bisogno di aiuto per assumere un data scientist, contattami. Se hai bisogno di aiuto per diventare un data scientist, contattami. Mr. Vaclavic, abbiamo bisogno di lei. Io e Pollo vi salutiamo. Ciao Intelligenze Naturali, subscribe e ci vediamo al prossimo test di Turing. Campione mondiale di lancio del coriandolo.